Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa terza puntata della serie Old Italy, quindi la serie italiana prosegue. Come potete vedere stasera abbiamo un operaio in più, siamo in compagnia di AgriGamer 15, Ciao. abbiamo il nostro Marco, che è Che morto, non parla. che non parla, avrà mutato il microfono, comunque c'è, perché vedete che sono tre omini qui davanti a noi, o se è assentato momentaneamente perché non ci sentiva più, non lo sappiamo, comunque tornerà. Comunque abbiamo un vecchio giocatore, un vecchio operaio che praticamente si è licenziato, non voleva più venire a lavorare, e poi è tornato strisciando che stava morendo di fame e voleva tornare a lavorare. Mi mancavate, No, ma va, è andato in letargo. mi Si è mancavate. svegliato. Abbiamo comunque il nostro Eric. Allora, io sento una voce di sottofondo, non so se è Marco. Che No, non è. c'è neanche in TS, Marco. O Ah, è. adesso è uscito e è rientrato. Ah, forse ha dei problemi col TS allora. Non lo so, ve la lasciamo. Guarda, proprio un tempismo allucinante. 3 secondi fa parlava, parto a registrare, c'è un problema. Un tempismo incredibile. Ok, comunque ragazzi, partiamo. Siamo comunque per il momento in tre operativi, quindi aspettiamo che Marco si sistemi. Se volete salire in trebbia, quindi tu Agri vai a Dominator, perché tanto la New Holland non ti piace. Tu Eric vai alla New Holland. Quindi partiamo a trebbiare questo campettino qua, che se non erro è di Cozza, se non mi ricordo male. Piccolza. Ok, io invece mi vado a prendere il TM con lo zio Zafri, eccolo qua, e vi sto dietro a scaricare, quindi io faccio il lavoro più comodo, tranquillo, se seduto in cabina a fare niente in sostanza, e vi vengo dietro. È il lavoro del capo, cioè fare niente ragazzi è il lavoro del capo. Allora io intanto vedo di scastrarmi da qua. Marco mi sembra che si sia spostato, non lo so se si è spostato per tirarsi un po' fuori dalle scatole o... Boh, adesso vediamo un attimo se torna, se ce la facciamo. Cosa ho beccato? La collisi del paletto? Sì, guarda, da dentro la cabina non mi sembrava neanche di esserlo di contro. Oh, dai, che ce la possiamo fare. Buono. Sti campi qua, porca miseria, sali e scendi, acceleri in salita, non vai avanti, dopo un metro parti 50 all'ora. Ok, in teoria stasera facciamo anche un po' di fienagione oltre che trebbiatura. Dico in teoria perché adesso vediamo se Marco torna o non torna. Se torna, Ciao a facciamo. tutti. Eccolo qua, ce l'ho. Che è successo, Marco? Il TS non riconosceva più il microfono. Ma pensa così, all'improvviso è sballato. Vabbè, problema risolto. Benissimo. Allora, se siamo tornati operativi, tu ti puoi prendere mi sembra che c'è il Sam col pagliari. Same. Ok. Allora, Iron, Dica. Mamma io mia, non che riesco a bordello sta partire con la trebbia. trebbia. Aspetta, che bordello questa trebbia. Non va. Non va la Non trebbia? parte. No, è in moto ma non accelerando non va. Tossi già rotta. Ma guardate, che come mai che c'è Prova un po' tu. sto casino? Ma c'è qualcosa che non va perché ho messo a zero il volume della trebbia. Ah, ecco, adesso si è. Forse si era buggato un po'. Volume veicolo 30. Ovviamente serata bug ragazzi, bug come tutti Ah voi. no, guarda qua non fa andare avanti neanche a me. È un problema della mappa. Lo faceva anche nell'altro No, campo dove c'era il è un fumo. problema che era spenta. No, qua mi blocca. Come era No, funziona adesso, guarda, l'ho messo in moto Guarda, e va. guarda, io non vado avanti invece. Ma lì è un Serve problema della mappa che in certi punti ti blocca. da battere il moto. Bella. Vediamo solo se a me fa andare avanti qua. Anche a me mi ha bloccato, vedi che adesso è il punto Ma c'è della qualche mappa. collisio? Adesso no. Teoricamente no, perché se tu apri con F5 le collision qua,
Non si vede praticamente niente, a meno che... Aspetta, non si vede ma c'è. Non si vede ma c'è. Adesso facciamo una roba che non è carina, ma dobbiamo risolvere questo problema. Vediamo se... Non vorrei che fosse magari la mia, la barra della New Holland che ha una colliso talmente larga, perché ho visto il trigger che è gigantesco. Ah, ok. Che va a collisionare contro le altre cose. No, no. Che adesso no, va. Perché anche la mia lo fa. Però qui sta andando. Adesso riprovo a rimettermi. È peccato che fa rugnare un po' così la mappa sotto questo punto di vista. Però non è detto che sia per forza la mappa, magari sono... Ecco, adesso qua, se mi avvicino al TM non va. Allora aspetta, io provo a spostare il TM, voglio... prova, per prova. Curiosità. Facciamo sta prova. Prova ad andare indietro, oppure vai avanti, vai su strada, come vuoi. Problemi, sempre problemi, ragazzi. No, non mi fa andare proprio. C'è proprio un qualcosa su quel punto lì della mappa, del campo, che rompe le scatole. Se adesso io mi riporto in pari, vado. Sì. È proprio quel punto lì del campo che c'è un problema. È come nell'altro. Come nell'altro. Ok. No, comunque alla fine io sono partito con lo Zafrani, mi ritrovo. Sì, mi c'è ritrovo. Un problema perché. Facciamo cambio se vuoi, eh. No, vai tranquillo. Vai tranquillo. Allora a sto punto troviamo. Vediamo se non troviamo altri intoppi. Però ogni tanto vedo che la trebbia va. Tende a scattare come se. Come se trovasse una. Sfiorasse una collision, però proprio appena appena. Ma però diciamo riesce, ce la fa a passare, quindi non lo so. Meno che io invece non... vado in dritto ogni tanto. Spingo un pochettino, ma... Ah, può darsi che sia anche una questione di lag, eh. Qualche picco ogni tanto di connessione potrebbe essere. Boh, vabbè. Ah, qui abbiamo la questione del pick-up. Che lo dobbiamo alzare, cioè pick up dell'aspo, scusate, sono già in fienagione, io sto già raccogliendo il fieno con l'autocaricante. Marco, oh, cosa stai facendo? Ok, comunque ce la facciamo. La collision Marco sta cristonando con i rimorsi. Ah sì? Ho beccato pure io la collision. Allora vedi che è quel punto della mappa che dà problemi. Ma ho notato che questo problema qua c'è in più di qualche punto e non in un punto solo. Anche in farm c'è questo problema qua. Ma è più che altro mi sembra anche i bordi dei campi, dove scivoli con le trebbie ogni tanto dalla pendenza che c'è. Ogni tanto ti incarti e non ti fa più andare avanti. Però devo dire che è la prima mappa che mi capita sto problema qua. Non so come mai. Comunque ne abbiamo già parlato più di una volta che in Farming 17 ormai la gestione campi è diventata veramente complicata nelle mappe. Sì. Quindi è... sì. Cioè se fai i campi quadrati, piani, boh, non hai problemi. Soprattutto con l'helper hanno notato. Soprattutto con l'helper. Però se fai campi non quadrati, quindi di forma diciamo varia, casuale, e sali e scendi continui come sta mappa qua, quindi collinare, diventi scemo, cioè il mapper diventa scemo, non riesce a... Poi Manu ne sa qualcosa. Confermo, perché, confermo. Chissà se non sto saltando pezzi, vediamo. No, no, quindi più o meno ci siamo. Allora, vabbè, problemi a parte, vediamo se ce la facciamo ad andare avanti. Dopo questo campo qua, ecco qua che mi sono un po' rimpiantato un'altra volta. Dopo questo campo qua abbiamo ancora un campo d'orzo da trebbiare e un campo di semi di soia, mi sembra. Quindi poi ci dividiamo in due, uno con una trebbia va a fare la soia, l'altro con un'altra trebbia va a fare l'orzo. E ci portiamo fuori tutta la trebbiatura dei campi tranne un paio di campettini di mais.
paio di campi di mais, che quelli li faremo un'altra volta. Ormai avevamo iniziato a trebbiare, quindi andiamo avanti in trebbiatura. E il mais lo faremo un'altra volta, poi partiamo in finagione, perché come abbiamo fatto, se vi ricordate, nelle scorse puntate, abbiamo la trincea tra virgolette piena, comunque c'è dell'insilato che sta fermentando. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo della paglia già depositata a casa, quindi ci manca il fieno per poter partire con la razione mista. Fatta la fienagione possiamo comprare le prime vacche e possiamo iniziare a produrre un po' di latte. Dopodiché faremo anche erba per le pecore e lì vediamo un attimo se imballarla o no, come fare, ma penso che imballeremo l'erba e così la possiamo depositare a casa senza mettere per forza un deposito posizionabile. Comunque poi vediamo, insomma. Nella realtà l'erba fresca dove si mette? Cioè la si taglia un giorno sì, un giorno no, per gli animali? Per chi non ha il pascolo? Non lo so. No, così non so. Bella domanda, sarebbe una curiosità, noi che non siamo, diciamo, del mestiere, sarebbe una curiosità sapere come funziona nella realtà, quindi come si fa. Allora, c'ho un problema, barra selezionata, adesso si è alzata, praticamente si è alzata quando ormai sono arrivato dove la devo riabbassare, quindi già abbiamo fatto, funziona. E buono così. Poi il campo l'abbiamo finito, quindi a sto punto scarichiamo tutto dentro al pagliare, così si può andare a scaricare l'orzo e i silos, e noi ci spostiamo uno con lo zafferano da una parte, l'altro col pagliare sull'altro campo, così un campo a testa ce lo portiamo fuori. Ok, io ti vengo dietro allora, Iron. Allora, tu hai lo zafferano, vero? Sì. Boh, allora tu mi avvicino, vienimi pure dietro. Ogni tanto mi compare, ma forse perché, ecco, prima avevo attivato la visibilità dei trigger. Allora adesso stai scaricando? Stavo scaricando, vero? Sì. E allora è proprio l'animazione che non si vede dello scarico, infatti stai scaricando? Sì, sì, neanche io. Non si vede, quindi non so, no, se è un problema del multi, però lo scarico funziona. Ok, benissimo. Allora ragazzi, noi facciamo un piccolo taglio, adesso vi faccio vedere un attimo così sulla piantina dove andiamo. Adesso siamo al campo 20, che ci vedete lì, diciamo in basso a sinistra sulla mappa, siamo al 20. Ora ci rechiamo ai campi 21 23 47, che il 21 mi sembra che sia mais, quindi andremo a fare il 23 e 47. Trebbiamo, portiamo tutto a casa, che per il momento abbiamo che cosa abbiamo? I silos, dove sono? Eccoli qua. Nei silos non abbiamo nulla. Scarica. Ah, nei silos qua non si vede, vero? Nei silos non si vede, bisogna andare direttamente ai silos per vedere che cosa c'è. Comunque poi ci vediamo dopo, quando abbiamo finito di trebbiare, sperando di fare tempo nella serata a far fienagione. Ok ragazzi, allora ci siamo portati verso la fine della trebbiatura, questo è l'ultimo campo. L'orzo è già stato trebbiato da Manu, sta già portando, praticamente è già stato scaricato anche ai silos, la trebbia è già in farm. Ora ci stiamo organizzando un attimino per la fienagione. Qua adesso vedete che abbiamo attraversato le impronte del trattore sollevate per aria, che non so se è multiplayer che ha questo problema qua o se è qualcuno che si è teletrasportato, è più probabile. E restano le impronte del trattore sospese per aria. Comunque, impronte superate, ce l'abbiamo fatta. Qui con la soia abbiamo praticamente finito, il campo ha reso, se mi sono sentito il termine, una mazza, ma una cippa direi. Non vedo dove sei, meglio che mi giro per così. Ah, sono dietro ma sono lontano, vai. Ah ok, allora se ce la facciamo ti alzi, eccolo qua, adesso si è alzato. Comunque arriveremo, dimmi. Ah, volevo dire che si alza un po' tanto la barra di sta trebbia qua.
entra praticamente quasi dentro in, in cabina. Comunque dicevi? Dicevo che secondo me non arriviamo neanche a 6.000 litri. Ah, può essere, perché comunque nella Trebbia non ho praticamente niente. Io ne ho 5.700. Allora a 6.000 non ci arriviamo, perché avrò 300 litri sì e no su, sulla Trebbia. Ok, manca solo sto ciuffetto qua, sì. Ok, giù. Io poi scarico dentro Marco, giusto? Sì, beh, detto così è un po' brutto però. Però sì, scarichi sul cassone sul Pagliari. Sì, ok. Va bene. Scarichi sul Pagliari perché è lui più comodo con rimorchio a scaricare i silos, certo. Se no tu col condotto di scarico ti incastri. Ti incastri sicuramente da qualche parte. Quanta malizia. Noi siamo così, Allora, arrivo. Scarico quel poco che ho. Sì, fermo lì che mi posiziono. Ok. Intanto lo zio Zaffri ci è stato utile. Apriamo un po' qua così vediamo. Boh, io sono già vuoto. 5.975. Pensa, neanche 6.000 litri. Ah. Boh, a questo punto se vuoi scaricare dentro il cassone di Marco. Sì. Eccole qua le impronte che sono rimaste per aria, ragazzi. Io non le vedo, sai. Ma non so come mai alcuni le vedono, altre no. Fermati lì. No, quello più avanti. Allora, tiriamo giù l'aspo. Carica più? No. Torna aspetta. Indietro. Poi adesso è uscito anche il Pagliari tre assi, non so se. Ma penso che l'avete visto sicuramente. Sì, sì. Un'altra bella bestiola. E cazzo. Allora, fermo lì. Per la barra della New Holland non abbiamo preso il carrellino perché praticamente non ci sta sopra. Cade sempre per terra, quindi per forza di cose non possiamo usare il carrellino. Adesso sto viaggiando anche con la barra bassa. Posto, Marco. Perché è talmente alta che non mi fa vedere niente. Allora. Ci si adatta, ragazzi, ci si adatta alle mod che ci sono. Comunque questa qua non è ancora pubblica solo perché è una versione, possiamo chiamarla beta, nel senso che è da finire, e quindi era risaputo che aveva i suoi problemini, quindi per quello che non è ancora stata pubblicata. Poi si spera che la pubblichino appena è pronta, a posto, finita del tutto. Ok, allora andiamo a casa. Allora io, siccome non conosco la mappa, chi seguo, Marco o te? No, Iron? Segui Iron. Okay. Io sto cercando la strada per i silos. Puoi seguire me piano piano fino a, per arrivare in farm, poi al limite poi scarichiamo dietro le quinte, non è un problema, giusto per non farti perdere. Per quanto riguarda Manu, i mezzi da fienagione, hai già preparato qualcosa, un po' fatto qualcosa? Sì, vabbè, falciatrice pronta, pronto il ranghinatore, sto preparando il voltafieno. Ok, a posto allora. Ci siamo, allora, per arrivare a casa dovremmo, facendo sto stradone qua, arrivare tutto sommato in fretta. Sì, perché praticamente dobbiamo girare attorno al campo 6, che ce l'abbiamo alla nostra sinistra, anche se non si vede. E poi siamo arrivati. Eccolo qua, adesso si vede. La nostra farm è dopo il campo 6, praticamente. Mancherebbe un po' di animazione qua dei display dentro sta Trebbia. Chissà se nella versione finale che stanno preparando faranno queste cosette. Non sarebbe male, sarebbe una cosa carina. Ok, vediamo se qua. Ecco, sapevo io che erano collisionati sti parenti, adesso non ci passo, vai a vedere che non passo. Sono passato per la grazia. Giusto, giusto. Adesso non che... passo di qua. Sì, ma non... no. Se passo, passo per la grazia del Signore. Il 540 impenna col voltafieno. Il 540 in penna col voltafieno, fantastico. Usa allora il però lo M non impenna col voltafieno. Fatto male.
Allora, adesso da dentro ho fatto una manovra che faceva un po' come quel giocatore del Milan. Cacca. Niente. Niente, non ci passo ragazzi, troppe collision, porca di quella miseria. Marco? Niente, devo fare una roba brutta che non mi piace fare. Comunque è. Marco è crashato, quindi lo faremo rientrare. Può capitare un calo di connessione. Faremo una roba brutta che si chiama teletrasporto. Allora. Teletrasportato dentro il capannone. Sei sparito. Allora, il 540 impenna col voltafieno, ma con ranghinatore ancora peggio. Niente, col teletrasporto non è fattibile, ragazzi. Allora, porca miseria. Dalle pecore. Niente, non è una roba fattibile il teletrasporto. Dove sei finito? Oh, mi sono capottato di brutto più che finito. Ah. Ecco, adesso mi sono raddrizzato. È troppo piena di cose sta mappa per usare il teletrasporto. Vabbè, lasciamola qua, poi la sistemeremo, la parcheggiamo, ragazzi. Adesso vediamo se Marco entra in sincro, facciamo un taglietto. Tanto mi sono incastrato.